Cari amici, buongiorno e bentornati alle nostre interviste di Influencer Forum. Oggi abbiamo il grande piacere di avere un ospite dalle mille sfaccettature e dai molteplici interessi. Perciò diamo un grande benvenuto a Daniel Zilu. Buongiorno Daniel e grazie per questa intervista. Buongiorno Eddie, grazie a voi per avermi contattato. È un piacere. Bene, io sono Daniel Zilu, vengo da Modena, ho 23 anni e sono un fotografo e lavoro in questo modo da un paio d'anni, diciamo, anche se tutto questo è molto lontano dal mio contesto perché ho studiato come geometra e sono laureato in ingegneria gestionale. Tra l'altro ora sto anche facendo la magistrale, quindi gli ulteriori 2 anni per concludere gli studi. E, nonostante sia molto lontano da questo contesto, tutto quello che mi circonda, ho sempre studiato musica da quando ho penso 6-7 anni, suono 3 strumenti e per quanto mi riguarda mi considero competitivamente invidioso. Lo spiego meglio questa cosa perché quando vedo qualcuno che è in grado di fare qualcosa, guardandolo mi sento un qualcosa, una forza che mi dice perché se lui riesce a farlo, io non riesco a farlo. Quindi questa cosa qua è un sintomo di motivazione per qualsiasi cosa che faccio. Quando vedo qualcuno che è in grado di fare qualcosa di particolare, che sia suonare, cantare o scrivere qualcosa che possa riportare qualche emozione, ciò mi spinge a volermi cimentare anch'io, non per imitarlo comunque per essere migliore di lui, ma comunque per rendermi appunto competitivo, cioè di essere anch'io in grado di fare una cosa del genere, come per esempio, non lo so, quando si parla di musica, se, ascoltando una canzone, quasi non mi piace farlo in modo passivo, voglio essere in grado anch'io di fare una cosa simile. In questo senso qua mi reputo competitivo in senso invidioso, cioè guardando gli altri e volere anch'io fare una cosa del genere. Penso che sia il concetto più originale al momento con cui mi hanno spiegato la voglia che ha una persona vedendo qualcuno che magari riesce ad andare a raggiungere determinati risultati, che piuttosto di denigrare o puntare il dito, si tira sulle maniche e dice: se ce l'ha fatta lui, ce la faccio anch'io. Sì, ma semplicemente perché con l'avvento di questo social network e vedere chiunque al mio stesso livello, che è ciò che fa un social network, cioè la stessa cosa che posso fare io, la fa anche un personaggio famoso per intenderci, ci mette sullo stesso piano. E vedere qualunque altra persona riuscire a fare qualcosa, la mette come una persona qualsiasi. Quindi vedere una persona qualsiasi che sa fare qualcosa, mi muove una cosa dentro, come per dire se ci riesce lui, ce la posso fare anch'io, e quindi mi motiva a poterlo fare e cimentarmici anch'io. Una domanda allora, Daniel, come si passa ad esempio dagli studi che stai facendo tu, che sono materie comunque, diciamo, passami il termine, tra virgolette, fredde, a esprimere un'arte? Perché ho visto i tuoi profili, con un'arte è molto particolare, mi piace parecchio, con la fotografia. Penso che non sia passare, perché non è una situazione in cui uno è 100% una cosa, 100% un'altra. Per quanto possa vedere io me stesso, penso di essere in grado di sviluppare entrambe le sfaccettature, quindi questa mente, tra virgolette, analitica, avere la voglia di suddividere un problema in piccoli altri problemi, risolverli uno ad uno per poi risolvere il problema più grande, e allo stesso tempo avere una capacità creativa di poter immaginare una cosa che magari non esiste e quindi andare ad un livello più astratto, cosa che chi è esterno magari pensa che un ingegnere abbia una visione semplicemente concreta, quindi vede solamente ciò che esiste e solamente ciò che, di cui ha avuto esperienza. Personalmente penso che sia un punto di vista un po' con i paraocchi, perché penso che un ingegnere in tutti i casi sia prima di tutto un creativo, perché per poter inventare qualche cosa devi andare fuori dai tuoi schemi, devi andare fuori da quello che è il tuo recinto. E quindi devi avere quel punto di vista visionario per poter inventare qualcosa di nuovo. Quindi è solamente chi è fuori che guarda questo mondo, che lo interpreta come o bianco o nero. Dal mio punto di vista ci sono entrambi. In una persona, per esempio, per quanto riguarda me, una persona come me, ci sono entrambi e devono esserci entrambi per poter performare al meglio. E ti chiedo, siccome prima c'è stata un'interferenza, stai studiando ingegneria in che campo? Ingegneria gestionale.
Che sarebbe? Ad esempio, magari se qualcuno non lo sa. Sì, certo, lo posso provare a spiegare con un esempio. Per esempio, in un'azienda, quando c'è bisogno di poter capire quanti pezzi ordinare e non essere, non avere più pezzi in magazzino, per intenderci, in modo da dover pagare più zone per poter allocare i propri materiali e nemmeno averne poche per non riuscire a soddisfare la domanda, intervengono delle figure, per esempio l'ingegnere gestionale, che può permettersi di fare consulenze nel spiegare alle aziende come poter gestire al meglio queste cose, e questo è semplicemente un esempio, è applicabile alle risorse umane, al numero di viti che uno deve avere nel magazzino, l'ottimizzazione dei costi per massimizzare i profitti è proprio il dogma dell'ingegnere gestionale. E quindi, che mi accennavi prima, effettivamente c'è comunque una connessione tra l'attività della fotografia e l'ingegneria gestionale, perché in entrambi i casi ti serve comunque una mente aperta per magari vedere soluzioni o idee dove qualcun altro magari vede solamente un problema o non vede nulla. Sì, dal mio punto di vista sì. Questa cosa, infatti, come avevi anticipato tu, per quanto riguarda una persona esterna che vede il mio profilo, lo interpreta come qualcosa di strano, comunque tipo particolare, diciamolo così. Mm-hmm. Anche se la maggior parte delle volte me lo hanno giudicato come strano, mi hanno detto: ma tu sei quello che fa le foto strane su Instagram. Ma il mio strano è il poter essere in grado di guardare al di fuori di quel recinto che sono le solite cose. Quello che piace fare a me è mettermi in condizione di fare qualcosa che faccia saltare fuori dalla comfort zone anche chi sta guardando, perché non sono cose semplici né da guardare né da capire, ed è quello che voglio stimolare in chi le guarda. Deve mettersi lì e magari fargli capire una cosa che è completamente diversa da quella che volevo proporre io, ma comunque l'osservatore si è messo lì e ha pensato a cosa potesse essere quello che sta guardando. Diciamo che dà una libera interpretazione, al contrario magari di profili, che ne so, per fare un esempio sulla moda, magari un vestito è fatto così, ha la sua forma, il suo colore, tu con la fotografia, con quello che vuoi comunicare, dai comunque la possibilità a ognuno di interpretare in base anche a com'è la persona stessa. Esattamente, ed è quella la capacità, secondo me, della creatività e dell'arte in generale, lasciarti una interpretazione libera, un finale aperto, in modo che ognuno abbia il proprio modo di vedere quel tipo di arte, che sia un film, una canzone o cosa ne so, una poesia o una fotografia, appunto. E le tue creazioni, perché è giusto chiamarle comunque creazioni, Daniel, le vediamo solo sui social, ad esempio Instagram, Facebook, o hai già un sito tuo dove appunto pubblichi tutto ciò che crei? Per ora sto raccogliendo consensi, sto facendo in modo che si sparga la voce, perché è una cosa talmente funzionale quella di social network per spargere la voce, che per ora sì, li ho solamente sul mio profilo personale di Instagram e Facebook. Adesso a marzo devo fare una mostra dove ho vinto un premio con alcune mie fotografie, però ovviamente per il problema del coronavirus questa mostra non è stata possibile farla. Non ho nemmeno un sito internet, perché penso che la funzionalità che al momento ha Facebook e Instagram vada a sorpassare quella di un sito internet. Diciamo, forse no, non c'è una risposta a questa domanda, però tra tutte le tue foto al momento, quella che comunque ti è piaciuta di più o che in qualche modo più ti rispecchia, ecco. Questa è una bellissima domanda e colgo l'occasione per fartela vedere. La mia in assoluto, intanto te la introduco, la mia preferita in assoluto è la prima di questa serie, perché è il concentrato di tutto quello che avevo in mente, quindi partendo con qualcosa che l'osservatore dovesse guardare e avere un'opinione personale su quello che sta succedendo rispetto a quello che sta guardando, è stato il fuoco, il centro che mi ha fatto poi sviluppare di nuovo ancora, ancora, ancora questa tipologia di fotografia. È quella dove utilizzo la mia faccia come maschera, per intenderci. Mm-hmm. Quella lì è stata la prima ed è quella più significativa per me, anche perché è quella
più d'impatto, volendo, forse ne sono un altro paio, ma è quella più d'impatto e che per me è quella più potente, ecco. E tra l'altro ho un fun fact su questa foto. È un po', adesso è un po' in dubbio la cosa, però il nuovo disco di Gali utilizza proprio questa, c'è una somiglianza un po' particolare in questa cosa, la faccio vedere nella webcam, e io ho scoperto una cosa abbastanza particolare, cioè che le persone che lui ha affittato, diciamo, adesso mi viene meno la parola, le persone che lui ha chiesto di fare questo lavoro, sono di Modena. Ho pubblicato il disco poco tempo fa, e io questa foto qui l'ho fatta ad ottobre, novembre dell'anno scorso. Questi sono i fatti, poi le conclusioni le prende qualche un altro. Vabbè, e quindi mi fa piacere che abbia, che sia un concetto che sia piaciuto anche oltre al mio profilo Instagram. E un'ultima domanda, Daniel: se una persona volesse avvicinarsi, diciamo, al mondo della fotografia, che magari ha all'estero e ha, diciamo, anche i mezzi giusti, perché servono anche comunque delle camere, degli obiettivi e quant'altro, come gli consiglieresti di iniziare? Per me un consiglio sarebbe non porsi limiti. Non porsi limiti in termini di cosa posso fare, cosa mi serve poterlo fare, cosa le persone potrebbero pensare di ciò che faccio. Quindi queste tre cose per me non devono por limiti a una persona a cui vuole cominciare. Partendo dalla prima, cosa mi serve poter fare questo, per fare il fotografo? Io adesso su Instagram stavo facendo dei rapidi video per mostrare come io fotografo, ma tutto quanto col cellulare. Quindi prima di tutto volevo mostrare il fatto che non serve una macchina fotografica da 2000 euro per poter fare foto in condizioni normali, per fare foto al parco o in montagna o in condizioni climatiche decenti puoi tranquillamente usare il cellulare. Io l'ho dimostrato facendo un leggero tutorial, qualcosa di pochi secondi, infatti che sia anche fluido, cioè che uno debba stare lì ad aspettare in questo modo e che vada avanti, mi sia anche piacevole da vedere, e utilizzando solamente il cellulare, sia per editare il video, sia per le foto che vengono mostrate nel video. La seconda cosa è l'estro, che tu lo hai unito al fatto che qualcuno che incomincia abbia l'estro. Secondo me è una cosa che bisogna coltivare ancora ed ancora. È difficile che qualcuno di partenza abbia l'estro. Per quanto riguarda me, io prima ho avuto gli strumenti e poi grazie agli strumenti che ho avuto ho fatto in modo che questi mi servissero per fare le cose. Però, per esempio, non avendo la macchina, cioè non avendo lo strumento, non posso pensare di poter andare a 20 km da qua. Se io invece voglio andare a 50 km da qua, ma non ho lo strumento, non ho modo di potermi muovere. Quello che penso io è che l'estro arrivi a seconda degli strumenti, di quanto tu sei in grado di utilizzare quegli strumenti. E per strumenti non intendo il cellulare, perché io non intendo il cellulare, non intendo la macchina fotografica o comunque lo strumento per poter creare, intendo per esempio le capacità tecniche per quanto riguarda ciò che faccio io, Photoshop o altri strumenti con cui edito, per esempio Final Cut Pro. Se non avessi avuto Photoshop, quindi non avendo avuto questo strumento, tutte quelle cose sarebbero impensabili, cioè le cose che faccio io in generale. Per questo motivo l'estro è moltiplicato dallo strumento che uno può utilizzare. E terza cosa, adesso mi è scappata di mente, l'avevo in mente prima. Non farsi giudicare per quello che si fa. Abbastanza autoesplicativa come cosa, perché è facile quando uno dall'esterno guarda, e a me tantissime volte, tuttora mi dicono: tu sei quello che fa le foto strane. Sì, però per 10 che mi dicono: tu sei quello che fa le foto strane, e uno mi dice: wow, quella foto lì mi ha colpito, a me quell'uno sorpassa 1000 volte quei 10 che hanno detto tu sei quello che fa le foto strane, che certo, tutto sommato per me non è un'offesa, è il fatto che comunque qualcuno non si sia speso nel capire ciò che ho fatto, mentre quell'unica persona si è spesa per farlo. E quello lì per me è l'obiettivo da raggiungere, quindi avere un messaggio, quindi utilizzare la propria capacità per poterlo consegnare. Questo secondo me è la giusta via da intraprendere, avere qualcosa da dire e trovare il modo di dirlo.
non ho più curiosità da chiederti, Daniel. Ed è stata davvero una gran bella chiacchierata. Ciao Daniel, intanto ti ringrazio. Piacere anche mio di aver fatto questa chiacchierata e di aver portato magari un pochino di motivazione all'esprimersi a chi guarderà questa intervista. È la cosa più importante, riuscire a dire quello che si vuole dire nel proprio modo. Daniel, grazie ancora. Grazie a te. Ci sentiamo alla prossima. Ciao Eddie, grazie. Buongiorno.